sul blocco, così Benzoni ha tempo per prendere la mira. 6 punti per Benzoni in questo avvio di gara. Decisamente caldo il go to guy in una squadra che di go to guy probabilmente ne ha parecchi. Gurioli si butta dentro sulla ricezione, poi scivola e sarà palla. Arrivano Grugnetti da casa sua, va a sbagliare, c'è il rimbalzo lungo di Novati che prova a ripartire, ma c'è già la transizione difensiva di Vigevano che chiude il contropiede. Allora saranno a costruire l'azione. Pavone va a rubare palla sul passaggio e si butta dentro. Gol di Vigevano, le azioni che servono ad accendere un palazzetto che certo non era spento. Pavone che ruba palla al vertice, va in contropiede e segna. È un gladiatore, è quello che piace al pubblico. Subito il primo pallone in difesa, l'anticipo può orchestrare nuovamente l'azione. Saranno che è a quota 12 ma è ferma da un bel po'. Dopo la sfuriata iniziale, Leva riceve con Grugnetti che passa dietro il blocco, poi Novati va da Leva, si butta dentro, poi la magata canestro. Allora riparte Saronno con Novati, davanti a sé Benzoni, decide di fermarsi, poi palla Mariani, su di lui c'è Minoli. Gurioli accoppiato con Pavone, questo è un mismatch che si giocherà tutta la vita, ma Gurioli va a sbagliare la rimessa debole, c'era l'uomo libero in angolo, però l'esecuzione del passaggio sbagliata, quindi palla persa per Vigevano. Gurioli in uscita dal blocco, la tripla sbagliata, poi rimbalzo la meglio Pavone e va a servire subito Boffini che riparte e senza pensarci un attimo lascia partire la tripla. Soluzioni sull'arco dei tre punti. Sulla serie al cambio c'è Grugnetti, vediamo come, quali saranno le condizioni della sua schiena. Intanto c'è Politi, cioè scusate, Benzoni su Politi, Benzoni che toglie la sedia. Attenzione perché queste cose accendono, Vigevano, questa palla recuperata di Benzoni, adesso la bomba del capitano, il pubblico che riprende fiato e Saronno deve rincorrere ancora. Degrada un metro abbondante dietro, linea tre punti sputata dal Ferrari. Qualche decisione in questa azione, Novati non sapeva se attaccare Pavone in palleggio, se a cercare di arrivare sotto con la palla Gurioli, fatto sta che si trova a 9 secondi alla fine con Gurioli che perde palla. Il Vigevano che probabilmente non è proprio abituata a giocarsi partite così. Cacciani prova a penetrare, tiene a penetrazione Ferri, usa il perno del Cacciani, non c'è infrazione di passi secondo i direttori di gara. Allora Leva, poi lo scarico per Cacciani, disturbato da Minoli. È salito in cattedra. Sbaglia ancora Benzoni, raddoppiato dalla difesa di Saronno. Mariani naturalmente con tutta la calma del mondo va da Degrada, aggredito da Minoli che va a cercargli la palla e c'è il fallo antisportivo di Degrada. E Degrada per Saronno, erano con Pavia l'anno scorso con coach Piazza. Intanto si va in post basso da Poletti, Pilotti va ad attaccarlo, va a cercare il contatto, vuol giocarsi in uno contro uno. Poletti disturbato sul tiro, va a sbagliare.